Bentornati, appena terminata la partita tra Pianese Team e Sambolo Team con un risultato di 2 a 5 per Pianese Team. Cominciamo da voi. Madonna mia, 2 a 5 vuol dire che 2 hanno fatto loro. Io ho detto 2 a 5. No, pure prima me l'hanno fatto. No, allora, no. Prossima intervista. Passiamo. Cominciamo da Sambolo così se ne va. No, cominciamo da Pianese Team. Presentatevi. Amore, Del Galdo. Terracciano. Allora ragazzi, purtroppo la partita non è andata bene. Tu hai giocato comunque abbastanza bene. Complimenti per la doppietta. Cosa vuoi dire? Soddisfatto della squadra? Soddisfatto della squadra, però dobbiamo ancora migliorare. Nonostante il risultato 5-2 possiamo migliorare. Si vedono dei miglioramenti rispetto alle prime due partite. Ok. Avete aggiunto Striano in difesa. È stato un ottimo acquisto, devo dire. È stato un ottimo acquisto e diciamo che la squadra è completa, però dobbiamo migliorare. Come avete fatto a convincere Striano a venire con voi quest'anno? Striano è un fuoricuota, però l'abbiamo convinto che c'è un nostro amico e quindi ha accettato. Tu sei contento? Come ha giocato la tua squadra? No, abbiamo giocato bene, però il problema secondo me sta a centrocampo, che nessuno torna, quindi appena prendono palla subito in difesa si tira e se il portiere non la para è gol. Però nonostante tutto una bella squadra, soprattutto rispetto a quella di quest'inverno, però ce la possiamo fare. Sono... Per quanto riguarda l'attacco invece abbiamo visto un Curci un po' spento, non sarà lui il bomber? Curci sta giocando a terzino, purtroppo non è il suo ruolo, però è un bomber sempre. La dedica. Dai, allora tu vedi che ha un gol ai miei amici e un gol alla mia ragazza. Bravo. Ok, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sto in silenzio stampa, sono venuto giusto per. Va bene, allora in bocca al lupo per la prossima partita, vi saluto. Allora passiamo a voi, presentatevi. Sambolo Cristian, chi mi presenta? Vabbè, tu non ti presenta, inutile. È il Toro. Poi? Lanzano Junior. Giglio. Magro. Lanzano Grande. Allora ragazzi, complimenti per la partita, ovviamente grande merito per la vittoria, lo diamo a Giorgio Catone. Giorgio, vuoi dire qualcosa della tua sconfitta? Capitano, anzi, fallo, fallo. No, parla capitano, fallo. Allora, vabbè, parliamo con Sambolo. Dopo tanti anni di Mavericks, finalmente stai cominciando a vincere qualcosa? Come mai? Come ti senti? Fa piacere. Chi è l'autore di questa cosa? Tu? Ovviamente. Io ti conosco già te. Dimmi. Questa è la domanda, mi devi rispondere. Ho costruito una grande squadra, fondata sempre sulla difesa e poi ci faccio ricerca. Tra quanti anni riuscirai a vincere il torneo? Quando faccio 30 anni, penso. No, a parte, fammi una cosa. Comunque voglio ringraziare la mia grande difesa, soprattutto Giorgio Catone, Dario Ciggio. Poi chi si vince la difesa? Ah, Bartiromo. Poi Angelo che finalmente ha segnato. Angelo, a chi lo dedico? Bravo, Angelo, veramente. Ma fai due domande, vai. Allora, questo gol lo dedico prima di tutto a bella squadra che ha creduto in me. E poi vabbè, alla mia famiglia. Bravo. Che mi sembra doveroso. Parliamo un po' con Lanzano. Oggi migliore in campo. Migliore in campo. Non leggere le mie domande. Ottima prestazione. Cosa pensi di questa squadra? Cosa c'è da migliorare? Diciamo che Cristian finalmente ha deciso di iniziare a vincere, come hai detto tu. Ha chiamato la gente forte, ha rubato a Dario che doveva venire con noi. Però io nonostante questo vengo comunque ad aiutarlo, perché questa, vi ricordo, non è la mia squadra. Io sono con Lanzano Junior, sempre, ogni anno. Comunque, no, abbiamo giocato abbastanza bene, anche se dicevano che gli avversari erano un po' scarsi, però lasciamo stare. Pensiamo a noi. Vuoi dire qualcosa? Parla. No, beh, comunque è stata una bella partita, anche gli altri ragazzi hanno giocato bene, comunque hanno dato le loro possibilità. La partita è andata così, però. Tu non vuoi dire niente? Sono emozionato per l'esordio, grazie a Cristian per la fiducia. Ho fatto due gol. Ho fatto due gol e glieli dedico, è tutto a posto. Allora, ti ho dedicato i due gol. E invece per quanto riguarda te, hai ritrovato l'amore, ci hanno detto. Non lo so, così si diffondono le voci subito. Quindi, lo so, l'hai ritrovato infatti. Non lo so, così mi hanno detto. Comunque, quindi lei dedichi il gol non fatto. A te, allora pubblicizziamo un po' Catone single.
Adunai single, effetto slam dunk, vi aspetto ogni venerdì al 2 al beat. Il giovedì invece dove ci aspetti? A Riviera Club. Vi free entry fino alle 24. No, no, aspetta, no, che sta messaggiando. Il giovedì è sempre free entry tutta la notte. Mentre il venerdì free entry fino alle 24, poi si paga 10 euro con consumazione. Vi invita sempre drink e vi aspetto al mio tavolo. Dream. Vi aspetto al mio tavolo. Salutiamo lo sponsor Dream. Voglio ringraziare lo sponsor di Salvatore Vito, macelleria alimentari. Veniteci a trovare via Arlotta Portici. Via Arlotta? No, ma via Arlotta, Aspi. Via Naldi. Vabbè, via la prossima volta ci facci meglio. Vabbè, ragazzi, basta. Comunque, vi lascio andare. La fidanzata mi avete rovinato le postiche, Mavericks. La tagliamo, la tagliamo. Ciao, ciao, un saluto alla Mavericks.